Traders ed investitori, benvenuti. In questo video andremo a vedere come creare un ordine di tipo limite. Come visto nei video precedenti, inseriamo un ordine o di acquisto o di vendita. E come potete vedere, la piattaforma vi imposta in automatico un ordine di tipo limite. Innanzitutto, cos'è un ordine di tipo limite? È un acquisto o una vendita ad un prezzo migliore rispetto a quello attuale di mercato. Per l'acquisto limite noi dovremo sempre inserire un prezzo inferiore alla quotazione attuale, dato che il nostro obiettivo è quello di prendere più profitti possibili. Con la vendita è esattamente l'opposto. Dato che stiamo simulando un acquisto, inseriamo un prezzo inferiore ed infine lo andiamo a trasmettere. L'ordine rimarrà in attesa di esecuzione fino a quando il mercato non arriverà al prezzo da noi inserito. Tutte le domande inseritele nel nostro forum e una volta a settimana faremo un evento di domande e risposte. Per iscrivervi visitate il calendario eventi dal nostro sito e se non riuscite a partecipare mandateci una mail e saremo lieti di fornirvi la registrazione completa. Il tuo obiettivo è anche il nostro. Appuntamento al prossimo video.